Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Andrelink e bentornati su Mitopia. È tempo di continuare Mitopia, come sarebbe tempo di continuare anche altre serie, ma continuiamo intanto Mitopia. Dobbiamo andare a fare da scorta a un certo principe, principe di Aridosso, che deve prendere in moglie la principessa Zelda. Sì, l'ho chiamata Zelda perché era troppo facile, quindi tant'è. Tra l'altro anche le fattezze di Zelda. Ho scoperto anche che per aprire questa cassa bisogna effettivamente scortare il principe e poi si apre da sola. Come l'ho scoperto? Intuito. Spero accada. Comunque, cominciamo questo nuovo episodio, dai. Comunque, cominciamo questo nuovo episodio Frontiera al Monte. Eh beh, certo, come si vuole chiamare. Eccoci qua, sempre bellissimi, sempre carichi e potenti col cavallone. Cavalluccio cavallone. Vediamo un po' che succede. È presente l'amico della principessa Zelda? Sì, mi sembra un tipo poco affidabile, non credi? Beh, però mi dà l'impressione di essere davvero una brava persona. L'ho chiamato Chad e gli ho dato anche un po' l'aspetto da Chad, solo che non potendolo editare nell'editor di gioco non posso farlo proprio tanto Chad. Comunque sì, diamoci una mossa e troviamo il principe Handsome Squidward. Sì, è un altro dei personaggi che ho preso da uno dei miei contatti di amicizie su Switch. E lo ringrazio tantissimo per Handsome Squidward. E attenzione! I massi? Roccia naso A e roccia naso B. Wow! Cavalluccio, andiamo all'attacco? Vai, attacco in sella. Yeah! Doppia! Mamma mia, distrutti proprio! E sono solo a livello 9. Va bene che ho aumentato i loro parametri facendoli mangiare, quindi ci sta che abbiano delle statistiche più alte del normale. I nervi sono a fior di pelle e non ho letto. Dov'è gli occhi? Mi ha dato uno spintone. Ma che stai dicendo? Ma perché litigano? Così a caso. È l'ultima goccia? Cosa? Ma perché litigano? Ma è scesa l'amicizia? Cioè, uno perde tempo a far salire il loro legame e questi così distruggono l'amicizia con un attimo? Ok, i nervi a fior di pelle, però. Cioè, non ve la prendete tra di voi? Ma sì, talpe, rocce, vai. Ah, primo litigio, attenzione! Ma si fra. Ma che succede? Ragazzi, ok, c'è stato un mare di danni, però io sono un attimino sconvolto da quello che sta succedendo. Va bene. Boh, speriamo che vada bene. Ok, tre tagliandi di gioco nel forziere. Va bene. Bisognerà prendere anche l'altro percorso, a quanto pare. Quindi il primo litigio è una cosa che deve accadere e probabilmente accadrà fra tutti quanti i personaggi. Ancora, Andrelink sembra davvero in collera con Borghese. Le cose migliori per loro sarebbe passare del tempo insieme per calmarsi, ok. Per chiarire la situazione e calmarsi. Occupati del gruppo. Borghese? Andiamo qui. Dov'è qui? L'amicizia col cavallo stanno bene o male tutti? Ah no, lei potrebbe stare che almeno. A qualcuno servono monete? A me servono. Una tenuta desertica. Compriamola. Vediamo un po' di aumentare anche queste statistiche. Vediamo come mi sta. Non mi dispiace più di tanto, eh. Ma sì, mettiamola, dai. Indossiamola. Certo, la tenuta in ecopelle era più figa, però. Vabbè, facciamo così. Faccio ancora una volta il percorso. Nonostante io abbia effettivamente aperto il forziere, non me lo segna aperto nella mappa. Boh. Probabilmente lo scrigno che ho aperto. Ah! Tramezzino. Ok, un nuovo cibo. Vedrò subito cosa fa allora. Vabbè, trovo cose a caso. Forse era quella la strada giusta, quella sotto e non quella sopra. È un po' strano, eh. Tra l'altro, facendo passare insieme del tempo a questi due, vedo che le loro incomprensioni, calano. C'è la barra dell'incomprensione che cala. Meglio, meglio. Mi spiace. Non è tutta colpa mia. Cosa? Ah no, è tutta colpa mia. Ok, ho letto male. Ah, Borghese è perdonato. Andrelink è perdonato. E sono di nuovo amicicci.
Perfetto, andiamo avanti allora. A questo punto Borghese vuole una padella sfarzosa, compriamola. Costa anche un bel po' a quanto pare, ma non la equipaggio mai perché è brutta davvero. Solo statistiche, mamma mia. Ayumi invece vuole un microfono, ma è uno sbattitore. Ma ce l'avrà Borghese lo sbattitore, fatelo prestare. Non ho capito. Sapete però cosa? Lo equipaggio. Sai che figata che andà con lo sbattitore? Ti prendono per matta. Fighissimo. Ci sta tutto, ci sta. Bene, ho aperto un forziere grande e c'è una veste rock per Alama. Wow. Colore o grigio. Oh, bella. Forte. Ci sta. Bene. A questo punto, ragazzi, ho salvato ben 350 abitanti. O meglio, facce. La pepiera di capacità passa da 50 a 55, quella PS ovviamente. A quanto pare posso comprare un'arma nuova, una daga Mohai. Beh, l'attacco è molto più alto, eh. Sembra poco, ma in realtà fa tanto. Poi... Oddio, è bella, eh. Sembra un gelato strano, però è forte, dai. Non ho più monete, tra l'altro. Bisogna combattere, combattere e combattere. Per fortuna però le lotte almeno danno molte più monete di quelle che davano prima, quindi i soldi si fanno in maniera abbastanza veloce se uno gioca. Diciamo che voler completare a tutti i costi un percorso mi dà l'opportunità di farlo più volte e quindi di ricevere anche più soldi, più livelli, più facce salvate, quindi magari è un modo anche per levellare volendo. Mentre Borghese vorrebbe una divisa in ecopelle da cuoco. Più 4 di difesa. Beh, direi che ci sta. È molto bella. Che colori ci sono? Rosso e marrone. Ah, cambia la cucitura, ok. Rossa, tutta rossa, vai. Bella Borghese. Alla grande. Tra l'altro, ho scoperto che dovrebbe esserci una specie di combinazione per vincere la morra cinese tramite ricerche fatte dai vari utenti. Ma diversi anni fa, poi, quando uscì appunto Miitopia per Nintendo 3DS. E sembra che per Switch sia lo stesso. Non le ho provate, ma non sempre funzionano. A volte devi andare un po' a caso. Specialmente se ti inizia con... quando lui fa il gesto con la mano, che fa il pugno, fa così, via, tipo vieni, no? Cose così. Tu puoi capire cosa buttare giù per batterlo. Non sempre funziona perché... se ti fa una combinazione al primo turno che tu non puoi controbattere perché è una mossa che lui, che tu puoi fare solo una volta che tu hai già vinto, tipo ad esempio buttare forbici una seconda volta, ma se quella mossa te la fa all'inizio non hai buttato nulla, quindi devi andare a caso. È un po' strano. Direi che è finalmente giunto il momento di conoscere il principe di Aridosso. Eccolo qua che aspetta impaziente. Ah, buongiorno! Quale affronto farà attendere così la mia illustre persona? Eh? Mamma mia, arrabbiatissimo. Handsome Squidward. Banda di incapaci! Portatemi subito al cospetto della principessa. E senza indugiare oltre. Ma stai tranquillo. Io come corro? Tutto ingobbito. Vabbè, sì, non ho voglia di leggere tutte quante le tue ingiurie che mi lanci. Ma come posso affrontarlo? È bellissimo. No, no, voglio domarlo. Che bello. Ma c'ha anche le chiappette, vedi? Ha lo spacco delle chiappette. No, bellissimo il grifone. Uno dei miei animali mitologici preferiti. Il primo è la fenice. Attenzione. Vuole occuparsene sua altezza, ma non fa nulla in realtà. Ayumi piange, dovrei metterla nella zona salvarea. Ayumi, vai qui tesoro, dai, calmati un pochettino. Sta andando bene, vero? Più o meno. Ok, guarita. Ok, come osi sfidarmi? Che altezzoso questo principe. Ok, mangia una banana. Ok, facciamo un attimino la pepiera che io sto a corto, Vai, mi riconsumo tutti.
Faccio un abilità magia. Ok, trappo, ok. Metto la trappola. Vortice di lame. Una nuova trappola questa. Che è appena una trappola. Gli faccio un male boia. È un, tipo un attacco. Fortissimo. E consuma i punti mana però. Quindi è molto più forte. Oh, un cosciotto, bene. È stata una lotta cruenta, ma grazie alla mia abilità ce l'abbiamo fatta. Oh, riesco a scorgere il castello. Principessa Zelda, il vostro amato principe Handsome Squidward sarà presto al vostro fianco. Certo, caro. Non ci ha aiutato manco per sbaglio. Vediamo un po' come reagirà la principessa alla visita del principe. Let's go! Eccomi qua, principessa. Questo qui vi ricordo che ha la voce molto profonda e sempre piena di cibo. Dunque, dove si trova il principe Handsome Squidward? Ah, l'hai condotto sano e salvo da noi. Mi hai levato un peso dallo stomaco. Meraviglioso. Ecco dunque la tua giusta ricompensa. Oh, questi... Ma come all'inizio 1500 e poi Zelda 1000, adesso 800. Una regolata. Ok, andiamo dalla principessa. Chissà che stanno facendo quegli sporcaccioni. No, no. Ah, ma Chad, sono riuscito a intrufolarmi nel castello. Principessa Zelda? Sono io, il vostro amato principe Handsome Squidward. Nani? Tu! Oh my, miserabile plebeo! Ma a calci. Che stai facendo qui con la principessa Zelda? E tu chi saresti? Oh, nessuno in particolare. Sono il suo promesso sposo. È promessa la mezza calzetta come te. Ma ti ha appena messo a terra la mezza calzetta. Cosa succede? Non ti permetterò di portarla all'altare. E cosa farai per impedirmelo? Super Saiyan. Attenzione, scontro tra titani. Smettetela per favore. Basta, ho detto. Cos'è tutto questo trabusto? Si stava mangiando un cosciotto di pollo e, ma non riesce a entrare. E vorrei vedere. Ah, principe. Voglio dire re. Questi tre sono un po' nervosetti. Ma calma, potrebbe aiutarmi a raffreddare i volenti spiriti. Posso incaricarti di andarne a cercare una? Una baccalma. Ottimo, i tuoi servizi ci sono di immenso aiuto. Quel frutto cresce da qualche parte nel profondo del bosco. Che si trova a tipo 14.000 km. Ah, lì, ok, bene, bene. Ci andiamo subito allora. Accetta questo piccolo dono in segno della mia gratitudine. No, intanto mangia lui. Sempre meno soldi. Maestà, se avete problemi di fondi, non accetto, va bene, non fa nulla. Va bene anche senza fondi. Davvero, però se dovete fare proprio la carità, no. Siete un re. Siete ricco. Voglio dire. Oh, attenzione. Quello è nuovo, un nemico nuovo. Andiamo subito a sfidarlo. Che forte. È tipo una fragola salterina. Burletto gustoso. Ma che nome è Burletto gustoso? Burla Vanello. Buono. Andiamo a prendere sta baccalma, va. Sembrano i nomi delle bacche di Pokémon. Pronto a prendere sta baccalma allora, dai. La bacca che calma tutti quanti i malumori. Bene, iniziamo benissimo col nemico. Momento di interazione tra Borghese e Link. Pensavo una cosa. Se tutti mangiassero una baccalma, non credi che il mondo si libererebbe di tutte le paure e le preoccupazioni? Come mai ti viene in mente un'idea del genere così tutto a un tratto? Senti qua, mettiamo che si riesca a trovare questa famosa baccalma. Potremmo coltivarne un po' in un orticello dietro una locanda. Poi le diamo da mangiare alla gente e bam, il mondo è nostro! Ma che ti passa per la testa? È una follia! Va là, che ci sto solo prendendo in giro! Guarda, sei piantala con queste sciocchezze e tieni gli occhi aperti! È un po' l'equivalente di coltivare... Maria. E non parlo di un nome proprio di persona. È lo stesso concetto. Forse ci sarà una baccalma da queste parti? Eh sì, proprio... Guarda, il testo giuro che non era quello... Era quello che volevo dire, non per il testo. Trovata? Yeah!
Ma calma. Buono. Possiamo proseguire quindi. E c'è la locanda. Ottimo. Anche Yumi vuole un nuovo vestito. Una misa a cuore. Ma. Vediamo un po'. Oddio. Sembra una... una idol di quelle... degli anime. Verde, toh, fa pandan con i capelli. Ora, giusto per il bene dell'episodio, vado direttamente al castello del re. Non è che mi faccio tutta quanta la strada. Certo, poi taglio, ma non importa. Andiamo direttamente al castello del re. E vediamo se succede qualcosa con questa baccalma. Oh, ma... è tutto distrutto. Cos'è successo qui? È passata una mandria di elefanti, per caso? Può essere. Wow, ma che paura. Dico, mo ci parlo, invece no, è un nemico. Me ne sono accorto proprio all'ultimo. Diavoletto, beh certo. Torta diabolica come ricompensa, mi piace. Vieni qua. Ma non tutti quanti li affronto io i nemici, sai? Sono più malvagio dei nemici. Maxi arma? Nani? Mi fa una magia? L'arma diventa... Uela! Arma a due mani! Mamma mia! Attenzione! C'è un nemico particolare lì. Non posso andare... Ma dai, perché? Devo aiutare per forza il re. Ma questo nasconde i muscoli d'acciaio, ma non ha un gran... Vabbè, sì. Tu che ti fa qua? Mancio. Ho un'unica missione nella vita, proteggere Sua Altezza. Ma perché... Questo è il nemico forte, mi sa, eh? È il nemico boss di oggi. Come si chiama? Diavoletto rispettoso. Ah, certo. Andiamo con un attacco vortice di lame. Forte, bene, bene. Ah, lama, fallo esplodere, no? Oh, maxi arma. Oh, padellona? Ci cucini una paella con quella? Stai bene, Yumi? Ah, certo. Dolore. Grande, te ci magnata banana, con due salsicce e la parmigiana. E mo ti sento male. Dai. Accidenti, quante batte ci prende. No, Ayumi. Aspetta. Fammi un attimo fare pepiera, PM. Giusto per fare l'attacco, anche tu. PS per... e per te. E ora salvarea. Ok, ho messo lei nella salvarea. No, fermati. Ho sbagliato. Per sbaglio fa. Ok, io mi... Ah, quindi anche quando diventa cattiva. Trappola però è servita. Vedi, nello sbagliare. Certo, se facevo vortice di lame era uguale, vincevo lo stesso. Vabbè, è andata bene. Torta diabolica rara, quella più buona. Quella con più zucchero, capito? Il duca del male è qui! Si trova nella stanza della principessa, ti supplico, devi aiutarla! Ma davvero il duca del male? Può essere che lo affrontiamo ora. Oh no, Chad! Principessa! Le hanno rubato la faccia! Oh mio Dio, è terribile! Chad non sa proprio cosa farne della vita. Per tutti i nomi, che cos'erano quelle creature? Boh, questo è troppo per me. Me ne torno da ridosso. Va bene, ciao. Mammina, aiutami, ho tanta paura. Questo mangia tranquillo, imperterrito. Bravo, Complimenti. Il duca del male, Gianni, ha rubato il volto della mia amata. L'ho visto dirigersi alla torre dell'incubo. Che si trova? Qua sotto, bene. Oh, nel prossimo episodio, ragazzi, affronteremo il duca del male. Ho una gran paura. Ma non posso lasciare che la faccia franca. Aspetta qui, mia adorata. E corre, fa sembra che faccia le puzzette. Salverò io la principessa! Manco per sbaglio, Neanche per l'anticamera del cervello. Ah, forse sì, però. Si è accorto, dice... Ma come? Quello era un semplice plebeo e vuole salvare la principessa? Forse ama davvero mia figlia. Principessa, io... so che lei non può parlare.
Va bene, ragazzi, nel prossimo episodio allora andremo ad affrontare il duca del male, Gianni, nella sua fortezza. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, ovviamente in descrizione trovate il link per Instagram e shout out alla tier star degli abbonati alle YouTube Start Game, c'è solo lui ora. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video, bye bye!